Buongiorno a tutti, oggi faccio un video molto veloce e rispondo ad un argomento che abbiamo già trattato quando abbiamo fatto le frasi presentative, però ho preso due esempi particolari perché sono molto utilizzati, cioè la forma ampies, mi piace, e la formula, quella messa al passato, aghera, ma è la stessa cosa al presente, aghe, oppure aghe sarà il futuro, ma faccio notare che si usano sempre al presente. Al singolare anche quando si riferiscono a una cosa plurale, quindi mi piace i cappelletti, c'era i miei nipoti, agheren en vod, non agheren en vod e non ampiesen i cappelletti. Ampiesen i cappelletti, cioè, sarebbe un doppio errore, perché al limite sarebbe ampiesen i cappelletti, sarebbe, se uno volesse fare, ma non si dice perché quando lo presento, anche se è plurale, si dice ampiesi caplet. Quindi cioè, io oggi lo sento spesso dire questa cosa, ampiesi caplet, agheren altofioli, cioè questo qua, quella gente che vuole parlare in dialetto che però pensa in italiano, perché in italiano si dice c'erano, cioè questa la nostra forma è simile al francese e al tedesco, che dicono anche loro sempre es gibt in tedesco, oppure il ja in francese, anche se è cioè, plurale. E l'inglese e l'italiano invece c'è, in inglese come in italiano, there is, there are, si usa la forma plurale, in dialetto no. E sta male dirla al plurale, cioè da proprio quando io le sento dire esce il grammar nazi che è in me, perché è proprio come quando in italiano si sente dire se io sarei, oppure vorrei che possono arrivare, cioè, invece che vorrei che possano. È una cosa che sta, non è bella da sentire, e io spero, invito a recuperare, almeno concentratevi su queste due forme che sono molto utilizzate, pensate anche a qualche esempio letterario, cioè a piesi pam, che è una canzone famosa, popolare, dal Vilano di Puntadain, che dice a piesi pir, a piesi pam, a piesi roba gacaldon, a piesi pir, quindi non è a piesi ni pir, o neanche a piesni pia, pies i pia. Qua possiamo citare Aghera re e la regina a Cagherin in Natina, che è una filastrocca che mi dice un indovinello in realtà, ma no, non è neanche un indovinello, è un modo per far arrabbiare i bambini, perché poi c'è il finale in cui vengono presi in giro, però il mio bisnonno era sempre molto, molto fine. Però diceva Aghera re e la regina, c'erano il re e la regina, se noi lo traduciamo letteralmente, c'era il re e la regina, sempre al singolare, anche quando è al presente, aghe al misurai, tutte le cose aghe, quando lo faccio in forma interrogativa tolgo la, ghetto surali, domanda, però sempre al singolare. E anche al futuro, per esempio, il futuro che sarà, anche a Ginsra di Sol, che sarà un ampio nuete, ce ne saranno soldi, i soldi sono il plurale, però dico a Ginsra di Sol, non a Ginsran. E quindi cercate di recuperare queste formule, perché fanno la differenza. Quando uno sente dire ampiesni, caplet, è proprio, sono quelle piccole frasi che ti danno come sintiti, sono indice di che uno non lo sa bene, che non padroneggia bene la lingua. Se vogliamo recuperarla bene e trovare il nostro vecchio stile di parlare, è meglio cercare di salvare questi modi di dire. Vi saluto perché è tardissimo oggi, e spero di fare presto un altro video.